È un momento di sensibilizzazione sulla tematica di genere che ormai da 9 anni facciamo un concorso diretto e rivolto alle scuole superiori della provincia di Siena. Di sensibilizzazione su un problema appunto della violenza domestica e la violenza verso le donne che tutti sappiamo è un problema culturale. Il tema di quest'anno è una figura femminile importantissima dal VII secolo avanti Cristo, la figura di Medea. Cosa ha spinto Medea a fare le azioni che per tanti secoli viene ricordata? Ringraziamo l'Acquedotto del Fiora, se vogliamo definire sponsor di questa giornata, che ha concesso e permesso economicamente di poter premiare i primi 3 premi elaborati che sono venuti da questo concorso. A noi sembrava normale questa cosa. Anormale cosa significa? Che in Italia c'è una situazione anormale, e cioè la violenza di genere, che è diventata una vera e propria calamità sociale. Noi dentro il nostro bilancio sociale abbiamo inteso finanziare percorsi di formazione, di approfondimento, percorsi conoscitivi, come l'iniziativa di oggi, per dare un contributo all'apertura di quel dialogo, di quella capacità di ascolto, di quella capacità di stare insieme che una comunità deve avere, specialmente sulla parte in questo momento più esposta, che è la parte di genere.